Michele Hodoupie. Caro collega, ma lo sa che la ricetta delle pesche al forno sta avendo un grandissimo successo? Ah, ci sono anche altri video, solo che quel fannullone del regista deve darsi una mossa. Non c'è problema, cari chef. Io con calma posso mettermi al lavoro. Se te spera. Ah, a proposito, caro regista, adesso che siamo in zona rossa, come fai che non riesci più a scroccare la cena del sabato sera? Non mi ci far pensare, caro chef. Da quando siamo chiusi, io sto deterrendo vista d'occhio. Fosse vero, almeno per te la zona rossa sarebbe utile, hai dei buoni margini, però fosse vero. Hai sempre la battuta pronta, caro chef. Comunque ti assicuro che è vero. Anzi, addirittura, da quando siamo in zona rossa, sono diventato anche astemio. Ma sei mai vuotato la cantina? Io già Ah finito. sì, quando ti presentiamo la bottiglia davanti ti ci attacchi come un'idrovora. Io comunque non raccolgo queste provocazioni gratuite. Anzi, sapete cosa vi dico? Nasdravi. Nasdravi! Nasdravi. Adesso prepariamo un piatto di carne, bistecche di lonza di maiale, al miele, che poi serviremo con delle verdure. Partiamo preparando la marinatura della carne. Usiamo un barattolo di yogurt bianco. Due spicchi d'aglio schiacciati. Mezzo cucchiaino di curcuma. Un cucchiaio di succo di limone, un pizzico di sale e una macinata di pepe. aggiungo anche del miele. Sbattiamo il tutto. Questo composto ci servirà per la marinatura della carne. Partiamo sbattendo la carne per renderla sottile. Aggiustiamo di sale e pepe. Mettiamo la carne in un sacchetto per congelare gli alimenti. Dopodiché versiamo la marinatura direttamente nel sacchetto. Chiudiamo il sacchetto. Una bella agitata. Mettiamo il sacchetto in frigorifero. È sufficiente un quarto d'ora, comunque noi la lasceremo di più. Tra l'altro questo è uno scoop, questo è il famoso frigorifero di Michelone. Passiamo alla cottura della carne, mettiamo sul fuoco una padella con un filo d'olio che si deve scaldare, la recuperiamo dal frigorifero la carne. Dopo aver eliminato la marinatura in eccesso,
Quando l'olio è bello caldo, cuociamo le nostre bistecche a fuoco medio-alto, 2 minuti per lato. Trascorsi 2 minuti, giriamo dall'altro lato. Aspettiamo altri 2 minuti. Le stecche sono pronte. Andiamo in tavola. Serviamo le nostre bistecche con delle verdure, per l'esattezza, dei rapanelli, delle carote, dell'erba cipollina, che abbiamo semplicemente condito con una vinaigrette fatta con olio, limone, sale e pepe. Guarniamo il piatto con dei fili di erba cipollina, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Accompagniamo questo piatto con un buon bicchiere di dolcetto d'alba. Buon appetito e buona bevuta. Buon appetito. Michele ho doupě.